ed egli vi darà un altro consolatore, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede, non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Quel giorno voi saprete che io sono nel Padre, e voi in me, e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò, e mi manifesterò a lui. È parola del Signore. Benvenuti, vi saluto con la gioia di ripeterlo, questo saluto ogni domenica, e cioè con la gioia di trovarci insieme a cantare i salmi, a sperare, insieme ad ascoltare la parola, che poi diventi lucerna ai nostri passi. Questo labirinto di strade che è la città dell'uomo, la gioia di comunicarci nella speranza sempre che nasca questa nuova umanità, che è fraternità, che è umanità composta nell'amicizia e nella pace. Benvenuti tutti e grazie che siete qui a pregare, perché poi oggi è lo stesso Cristo che prega per noi. Pensare che, lo dice Paolo, noi non sappiamo pregare, ma sarà lo Spirito in noi a gemere, gemiti inenarrabili, dice. E sarà lo Spirito che porterà a compimento ogni cosa. Non possiamo dire neanche Dio mio, Gesù, se non mossi dallo Spirito, dice. Infatti già nel Vangelo c'è questo mistero che non riuscirò mai a dire, perché poi sono cose da capire nel silenzio. Dice lo Spirito di verità che il mondo non conosce, non vede, non conosce. Voi lo conoscete perché gli dimora presso di voi e sarà in voi. Notate, dimora, e poi Cristo dice: io prego il Padre che ve lo mandi, perché ne abbiate sempre più coscienza. È Cristo stesso che prega. Pregherò il Padre che vi mandi un consolatore, perché rimanga con voi per sempre questo Spirito di verità. Ecco, cosa vuol dire pregare? Vuol dire metterci in condizione che lo Spirito ti invada
e ti trasfiguri. Questo è. Perché poi non abbiamo niente da chiedere a Dio, che Lui non sappia. E anzi, se volete che vi dica, il Signore dice: chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete. Lo dice solo in ordine allo Spirito. Come dire, chiedete lo Spirito e tutto il resto verrà da sé. Benvenuti e grazie che siete qui a pregare. E oggi naturalmente pregheremo per tutti gli amici, per noi stessi, per tutti i fedeli di Sant'Egidio, per prepararci a questa Pentecoste, perché poi tutto dipenderà dallo Spirito, come cercherò di dire. Ecco, pregheremo gli uni per gli altri, proprio perché nasca questa Pentecoste. Papa Giovanni diceva: o Chiesa, o Pentecoste vivente, perché se poi non è Chiesa mossa dallo Spirito, non è Chiesa. Come dicevo prima con Giovanni Bianchi, sarà una società per azioni, ma non è una Chiesa. Ecco, e allora questo è il primo dovere, quello di pregare che il Signore ci mandi lo Spirito tutti insieme, per tutti i fedeli e gli amici, per quanti vengono, per quanti non riescono sempre a venire, per quanti ci ricordano. Ma voglio anche aggiungere sempre gli avvenimenti della settimana, per includerli in questo ricordo, perché pregare non è evadere, pregare non è alienazione, pregare non è scaricarsi, ma caricarsi. Anzi, ogni volta che faccio questi gradini, io so di salire portando il peso della mia miseria e insieme il peso di tutti i fratelli, per riversarli poi, queste miserie immense, nel calice di Dio. Non è quindi un evadere. Ecco, la cosa che mi ha impressionato questa settimana è la comunicazione delle Nazioni Unite sull'esplosione demografica della Terra. Uno dei temi a me sempre presenti, appassionatamente presenti, perché so benissimo che la vera bomba del mondo non è neanche la bomba atomica, ma è la bomba dell'esplosione demografica. E con tutto quello che ne consegue, e difatti tutti i giornali in questi giorni, sulle prime pagine, ne parlavano tutti, dice: siamo in troppi, perché è previsto già prima del 1.6 miliardi di persone. Nel 2050 siamo previsti circa 16 miliardi di persone, secondo alcuni dati scientifici, di economisti e di studiosi della stessa America, perché poi non è che vada a citare fonti che sono di altra mentalità, sono le nostre fonti. E quindi, e nello stesso tempo c'è questa ricchezza che si concentra nelle mani di pochissimi, e la miseria che si allarga. Vorrei un giorno farvi le qualità e le negatività del nostro tempo. Mai tanto tempo, mai tanta ricchezza e mai tanta miseria come oggi. E appunto tutti dicevano: siamo in troppi, ma non mettevano il vero dito sulla piaga.
posso anche pensare che la crosta terrestre non sopporterà certamente questa esplosione, questa immensa ominizzazione della crosta e della faccia della superficie terrestre. Non lo posso anche pensare, ma prima di dire, ecco, siamo in troppi video, nessuno che dice cambiamo sistema. Leggevo sulla stessa Repubblica di questi giorni, quindi pensate voi che fonti, dicevo che un ragazzo americano, diceva così proprio, perché poi l'ho tagliato fuori perché devo fare delle trasmissioni, un ragazzo americano consuma tanto quanto sarebbe sufficiente per mantenere 300 ragazzi della stessa età del terzo mondo, 300, uno su 300, capite? Prima di invocare il birth control, prima di invocare, che può darsi anche che sia giusto, non so attraverso quali vie, certamente attraverso una via di maternità e paternità responsabili, che non sia certo alla maniera dell'animale che genera, eccetera, questo lo posso anche capire, ma prima ancora non è che manchi l'alimento. È che manca la giustizia. Guardate nel salmo che abbiamo recitato. Vi chiedete, ma è vero o non è vero? Nel salmo che abbiamo recitato, che è il salmo della creazione, uno dei migliori, tutti aspettano da te alimento. O è Dio che sbaglia? Tutti da te aspettano alimento, che tu li nutra a tempo opportuno. Abbiamo appena recitato. Provate a recitarlo questo qui, là davanti a tutti i negri che marciscono. I milioni di bambini al di sotto dei 12 anni che muoiono di fame ogni giorno. Ogni giorno. E io devo sostenere questo sistema? No! E noi siamo qui dentro a interrogarci sull'otto per mille? No! Tanto è vero che qualcuno ha chiamato la chiesa dell'otto per mille. Anche se so benissimo che questo può essere elargito poi. Ma prima ognuno di noi faccia il suo compito. Ecco, tu lo provvedi ed essi lo accolgono, tu apri la mano e ciascuno di loro si sazi di bene. Ma se appena tu, notate il salmo che abbiamo recitato, ma se appena tu distogli il tuo volto, subito il panico li piglia. E cosa vuol dire qui? Se appena tu ti dimentichi di questa giustizia assoluta, se appena tu non vedi il volto di Dio che patisce sul volto del fratello, ecco che subito panico li prende. E se togli loro il tuo spirito, ecco perché tutto dipenderà. E si ritornano subito polvere. È il salmo che abbiamo appena recitato. E difatti dice, manda il tuo spirito e si rinnovi la faccia della terra. Era il salmo che abbiamo appena recitato, per ordine della Chiesa, perché è nell'ordine della preghiera universale, fa parte dell'ufficio divino. Ecco, cari miei, cosa vuol dire pregare e attendere lo Spirito? Ecco.
Bene, diremo qualche cosa circa la liturgia che stiamo celebrando. Intanto è bello, ci sono tante le cose che si potrebbero dire. A me scoppia il cuore quando proprio non si fa che rovinare questa inna. Intanto è Filippo che va in Samaria a portare l'annuncio agli scomunicati, perché Samaria era un popolo di scomunicati, un popolo reietto, e proprio lì avvengono le grandi meraviglie, un annuncio, una salute, un annuncio cioè di salute che ha aperto all'universo e non obbedisce più a schemi e recinti, ma sarà di tutti coloro che accolgono la parola e si aprono allo Spirito. E chissà chi sarà colui che si apre la parola e si lascerà invadere dallo Spirito, perché poi la Chiesa vera è umanità che si apre alla parola, e se non si apre non sarà Chiesa. Questa Samaria, e nel Vangelo è sottolineato molto, perché sarà una samaritana che Cristo, scandalizzando tutti, gli stessi apostoli, gli stessi discepoli, farà le più grandi confidenze e sarà la prima annunciatrice del Messia venuto. E sarà un buon samaritano, immagine di Cristo. Come dire oggi, chissà chi può essere immagine di Cristo. Non so se è cattolico o no, ma comunque sarà un buon samaritano. E se volete sarà ancora un samaritano, il lebbroso che torna indietro, l'unico a ringraziare e lodare il Dio e ad essere salvo, oltre che miracolato. Perché si può essere miracolati senza essere salvi. Vai, la tua fede ti ha salvato. È nella Samaria che la Chiesa invia Pietro e Giovanni, perché poi ancora avevano ricevuto il battesimo, ma non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo. E qui c'è un altro motivo, subito che potrebbe prestarsi a considerazioni immense, e cioè che non basta ricevere i sacramenti, ma bisogna avere lo Spirito. Perché tu puoi essere battezzato senza avere lo Spirito. Puoi essere scritto su tutte le anagrafi, ma non hai lo Spirito. Sarà lo Spirito che darà validità stessa ai sacramenti che ricevi, capito? Tanto per restare nell'ambito della prima lettura. Ebbene, questo vuol dire invocare, prepararsi, dice. Anche gli stessi apostoli pregavano, perché il Signore mandasse loro lo Spirito. E uno dei segni, quando hai tu lo Spirito, è che ti apri appunto la parola, e la comunichi con rispetto, con dolcezza, con retta coscienza. È la seconda lettura. Oltre che riconoscere il Signore, Cristo come l'unico Signore della vita, come l'unico Kyrios, che vuol dire poi abbandono di tutti gli idoli, vuol dire voltare le spalle a tutti questi falsi valori, perché poi gli idoli
gli dèi falsi e bugiardi sono uguali ai nostri falsi obiettivi di ricchezza, di potenza, di benessere, per cui siamo capaci perfino di vendere nostro padre e nostra madre, oppure di vendere il Santissimo Sacramento per la potenza, la ricchezza, il benessere. Questi sono gli idoli. Ecco, e contrapporsi a questo vuol dire adorare l'unico Signore, il Cristo, come Signore delle nostre vite. E tu manifesterai tutto questo con tolleranza, con dolcezza, con rispetto, come dire, con cuore retto e con mente illuminata, perché poi qui viene fuori uno stile nuovo di umanità, capite? Questi sono i segni dello Spirito. E anzi, addirittura hai la possibilità di sconfiggere il male facendo il bene. Infatti è meglio, se così vuole, soffrire operando il bene che facendo il male. E gli altri saranno così sconfessati, svergognati, tutti quelli che malignano sulla tua buona condotta. Vedete? E allora noi siamo segni del Cristo che vive nello Spirito. È la lettura di oggi. Qui si aggiunge appunto questa pagina di Vangelo, così commovente. Difatti fa parte delle ultime confidenze di Cristo. Nel Vangelo di Giovanni, l'ultima notte in cui Cristo vive in attesa di andare, appunto, di essere catturato, e difatti ancora un poco e poi il mondo non mi vedrà più, eccetera, perché appunto verrà messo a morte, dice, lo dice qui, non vi lascerò orfani, ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, ma voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete, e in quel giorno voi saprete che io sono nel Padre, e voi in me, e io in voi. E apre il tempo dello Spirito, che sarebbe poi l'ultimo tempo del mondo, perché c'è il tempo del Padre, il tempo del Figlio, il tempo dello Spirito. Mi viene in mente Gioacchino da Fiore, e un giorno vi leggerò, se mi riuscirà, le pagine sul tempo dello Spirito. Solo che mi domando se è ancora tempo dello Spirito, se il nostro, questo mondo cui noi facciamo parte, sì, questo Occidente, dico, con tutti i valori che ha, perché mi piacerebbe benissimo dire anche le qualità del mio tempo, del quale io sono ben felice, nel quale sono ben felice di vivere, perfino orgoglioso, tanto non mi perdo in lodi dei tempi antichi, ma cosciente del mio tempo. E tuttavia mi chiedo se è ancora tempo dello Spirito, e se appunto qui Dio ha vinto o perso, perché di là ha vinto Dio e qui non vorrei che abbia perso. E cioè, fino a che punto si può credere ancora nella presenza di uno Spirito? E perciò Cristo che dice: io pregherò il Padre che vi mandi. Perché tutto dipenderà da questo. Guardate, se voi non siete
non avete lo Spirito, non potete, se noi non abbiamo, non possiamo neanche dirci cristiani. Perché tutto è opera dello Spirito. Lo stesso Cristo nasce ex Spiritu Santo. E la Chiesa non può essere mossa se non dallo Spirito, se no non è Chiesa. Non muovetevi fin quando non viene a voi lo Spirito. E io non so quanto è mossa non dallo Spirito e quanto dallo Spirito. Perché poi non potete neanche dire, guardate, questo è interessante, credo che mai vi abbiano spiegato nel catechismo questo che sto per dirvi ora. Perfino nel momento più delicato della vita di un individuo, che è quello per esempio di una confessione, io devo rimettere tutto allo Spirito, tutto. E me lo insegna la Chiesa. Purtroppo non è, me lo insegna, perché senza questo Spirito io non posso dire, ecco, sei assolto, oppure sei condannato, non lo posso dire. È in virtù di questo Spirito, perché se io non ho lo stesso Spirito del Padre, posso io magari dichiarare sciolto? Ma il Padre pensa diversamente, sente diversamente. E allora io dichiaro sciolto ciò che lui lega. Oppure io lego ciò che lui scioglie. E difatti nella Chiesa, nella formula assolutoria, ci sono due parole che sono di una delicatezza e di una perfezione teologica incredibile. E sono queste. Dopo aver sentito tutto, di solito si sente questo elenco da lavandaie, di bucato sporco, che poi è sempre uguale. Si sente, dice, e adesso? E adesso la formula è questa, in quantum possum et tu indiges, ego te absolvo. In quantum possum, che tradotto vuol dire per quanto sta nel mio potere, non lo so. Mi rimetto allo Spirito di Dio. E tu indiges, per quanto tu ne hai bisogno, non lo so. Non lo so neanche dopo la più minuta delle tue confessioni, non lo so. Non lo sai neanche tu quanto ne hai bisogno. Non lo so neanche io quanto è il mio dovere. Non lo so. Rimetto lo Spirito. In quantum possum et tu indices, ego te absolti. Fatti si riesce. È vero questo. Il prete assolve, ma è Dio che perdona. Chissà se la mia soluzione coincide col perdono di Dio. Lo spero. Ma non lo so. È vero, tutto ciò che sciogliete sarà sciolto, tutto ciò che legate sarà legato, ma aveva appena soffiato lo Spirito, dice ricevete lo Spirito, poiché così potete dire, ecco, questo è sciolto e questo è legato, ricevete lo Spirito e tutto ciò che scioglierete sarà sciolto. Tutto ciò che legherete sarà, se non c'è questo Spirito, voi non rischiate di non combaciare, ma ecco cosa vuol dire. Adesso sento la grandezza di Cristo che dice, io pregherò, Lui stesso si impegna perché il Padre vi manda un altro consolatore, che vi conforti, cioè, lo Spirito di verità. E qui sarebbe interessante, e tutto il giorno che penso
che qualità di genitivo sia questo spirito di verità. E non riesco a rispondermi. Un genitivo di semplice partecipazione, un genitivo possessivo, perché non basta la verità, ma bisogna avere lo spirito di verità, che è tutto diverso. Che è tutto diverso. Lo spirito di verità. Perché poi la verità allora non sarà neanche un fatto mentale, ma sarà un fatto dello spirito, un evento. E tutto il giorno che mi interrogo cosa significhi spirito di verità. Verità dello spirito. Spirito di verità. Quale contrapposizione può essere? Quale diversificazione può esserci? Perché vi mandi lo spirito di verità. Perché io posso avere la verità ma non avere lo spirito. Una teologia senza spirito è spaventosa. E difatti tutte le verità e tutte le teologie senza spirito sono opprimenti. E invece dove c'è lo spirito, ivi è la libertà. È enorme. Mi sembra solo di affacciarmi a degli abissi. Quale sia il fondo, non lo so. Ma certo so che Cristo stesso pregherà per me. E qui poi ci sono tutte queste convivenze, queste dolcezze. Poi finiscono nell'amore. E chi mi ama sarà amato. E anche questo, e finisco con questo pensiero. Così ho cercato di raccogliere fior da fiore questa messe di letture. E finisco con, dice alla fine, chi accoglie i miei comandi e li osserva, costui mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò, e mi manifesterò a lui. Perché poi dopo tutta sarà questione di questo amore. E sapete cosa ho pensato? Sembrerebbe che sia tu prima ad amare. No. Amare Dio, poterlo amare, è già essere amati da Lui. Come prima, all'inizio dicevo, già invocarlo vuol dire che tu ce l'hai dentro. Già cercarlo vuol dire che dal di dentro ti muove. Nel mentre tu chiedi lo Spirito, è lo Spirito che ti prende. Nel mentre tu ami, è Lui che ti ama. Questa è la misteriosità vera del rapporto, il nodo dei rapporti, il nodo misterioso che ci congiunge con questa presenza che poi è in noi, che dice, ecco, perché Egli dimora presso di voi e sarà in voi. Che sia così anche per ciascuno di noi. Grazie.